ti è mai capitato di percepire una certa diffidenza in un ambiente nuovo e di superarla solo quando magari hai cominciato a parlare di te, di quello che fai? Oppure ti sei accorto che la tua clientela non ti conosce ancora bene e invece vuoi distinguerti rispetto alla concorrenza entrando in un rapporto più intimo con il cliente, quindi coinvolgendolo emotivamente? O ti sei reso conto magari che in un discorso che tu facevi hai maggiormente coinvolto il pubblico quando hai cominciato a raccontare la tua storia o comunque una storia anche di un altro e hai subito percepito che l'attenzione del tuo pubblico era stata captata in modo più efficace? Ciao, sono Alessandro Pagano e mi occupo di storytelling aziendale e sono trainer di Process Communication Model e aiuto le aziende a raccontare il proprio percorso e a farsi conoscere dai propri clienti attuali, potenziali, dai propri collaboratori in modo da far venire fuori il valore aziendale. In questo modo riescono a distinguersi rispetto alla concorrenza. Se almeno una volta hai risposto di sì ad una di queste domande vuol dire che hai un problema di branding. Il branding è la comunicazione del proprio valore e lo storytelling, ossia la capacità di raccontare storie in modo efficace, è proprio quello che ti serve. Infatti, solo facendo vivere la tua storia anche agli altri, è possibile imprimerle una diversa direzione molto più confacente alle tue idee e alle tue attitudini. Infine, raccontandoti che entri a far parte in modo più coinvolgente della vita dei tuoi interlocutori, riesci a coinvolgerli emotivamente molto di più. È stato scoperto attraverso le neuroscienze che una lezione mette in azione solo la parte razionale della corteccia cerebrale, le cosiddette aree di Broca e di Wernicke, mentre una storia colpisce anche la corteccia motoria e quella sensoria e frontale, quindi rimane maggiormente nella memoria e può spingere anche all'azione. È per questo motivo che oggi lo storytelling viene utilizzato dalle aziende per pubblicizzare i loro prodotti, ma anche dai politici per le loro campagne elettorali. Insomma, lo storytelling è utilizzato da tutti coloro che vogliono colpire e rimanere nella memoria e nel cuore degli interlocutori. In questo modo anche tu potrai distinguerti dalla concorrenza fino a diventare il principale riferimento nel tuo settore. Ecco cosa stai per imparare, in particolare. Come superare il blocco della carta bianca. Come raccontare con semplicità e in modo impattante e memorabile la tua storia. Come arricchire la tua storia con ambientazione, personaggi, foto, aneddoti e frasi curiose. Come conferire al tuo racconto un inizio, un incipit che colpisca e un finale, epilogo, a dir poco memorabile. Sei pronto per scoprire i segreti dello storytelling efficace? Perfetto. Allora seguimi in questo video corso e iniziamo subito.